Canto 24. Accadde che in quella parte dell'anno appena iniziato, in cui il sole mitiga i suoi raggi nella costellazione dell'Aquario, praticamente dal 21 gennaio al 21 febbraio, le notti si avvicinano a durare circa la metà delle 24 ore, come appunto avverrà poi dopo con l'equinozio di primavera. In quella stagione, al mattino, la brina sopra la terra sembra neve, ma dura poco e si stempera presto e la somiglianza finisce. Allora il villanello a cui manca il cibo ed il foraggio per le bestie si alza, guarda e vede tutta la campagna biancheggiare e si rammarica perché per un attimo teme che ci sia della neve. Quindi ritorna in casa e comincia a lagnarsi di qua e di là ed il poveretto non sa cosa fare. Poi però torna fuori e la speranza si rinnova vedendo che tutto il paesaggio cambia velocemente e che quella non era neve e quindi prende prontamente il bastone e fa uscire finalmente dall'ovile le pecore per il pascolo. Nello stesso modo mi fece sbigottire il maestro quando per un momento lo vidi così aggrottare la fronte, preoccupato e pensieroso per la difficile situazione che si stava presentando. Poi però subito alla paura e alla preoccupazione sopraggiunse il conforto ed il rimedio. Infatti, come arrivammo al ponte franato, il duca si rivolse a me con quell'espressione dolce che mi era parsa quando lo vidi per la prima volta ai piedi del monte, che io dovevo con grande difficoltà superare. Aprì le braccia dopo aver osservato la rovina ed aver scelto una decisione fra quelle che gli si prospettavano e quindi mi spinse in su. E così come fa chi mentre agisce pensa anche a quello che deve ancora fare, tanto che sembra anticipare l'azione successiva, in questo modo Virgilio, alzandomi verso una sporgenza della roccia, metteva gli occhi su di un'altra roccia, dicendomi: «Dopo aggrappati a quella, ma attento prima ad assicurarti che essa regga il tuo peso». Certo, non era un percorso da farsi, magari portando addosso una cappa come quella degli ipocriti. Infatti noi con fatica, lui senza peso ed io aiutato da lui, salivamo su, di appiglio in appiglio. Se poi quella parte interna dell'argine che stavamo salendo non fosse stata più bassa di quella esterna, non so, Virgilio, ma certamente io non ce l'avrei fatta. Siccome però Malebolge è come un pozzo profondo la cui apertura scende sempre giù, fino al luogo più basso dell'inferno, succede che la posizione di ciascuna bolgia comporta che la costa dell'argine esterno è più alta e quella dell'argine interno lo è meno. Infine arrivammo alla sommità dell'argine in cui sorge l'ultima pietra della parte franata. Il fiato mi era stato così spremuto dai polmoni quando arrivai lassù che non potevo andare oltre. Anzi, appena giunto mi sedetti. «Ormai è opportuno che tu ti sforzi ancora, perché adagiandosi o dormendo non si combina proprio nulla, e chi vive senza costruire nulla lascia sulla terra un ricordo di sé simile a quello del fumo nell'aria e della schiuma nell'acqua. Perciò alzati, cerca di vincere la stanchezza con animo coraggioso che sa vincere ogni battaglia, invece di rischiare che il tuo stesso animo finisca con il farsi vincere dalla stanchezza e dal grave peso del tuo corpo terreno. Dovremo ancora salire lungo un faticoso cammino, compreso il cammino del purgatorio, capisci? Non basta aver lasciato quei peccatori, quindi, se mi hai capito, allora fai in modo che ciò ti sia davvero d'aiuto». Mi alzai subito, dimostrandomi ancor più vigoroso di quanto non mi sentissi, e dissi: «Vai, che io so essere forte e coraggioso!» Ci incamminammo su per la roccia, che era più ripida e malagevole di quella precedente. Inoltre andavo parlando per non sembrar senza fiato, se non che, quasi a volermi in qualche modo rispondere, una voce disarticolata e con parole incomprensibili uscì dal fondo buio della bolgia. Non sentivo che cosa dicesse veramente, sebbene mi trovassi al centro di quel ponte, ma chi parlava sembrava anche si muovesse. Io guardavo in giù, ma occhi di essere umano non potevano certo vedere il fondo per il troppo buio. Per cui io dissi: «Maestro, cerchiamo di arrivare sull'altro argine e scendiamo giù dal ponte. Perché qui io sento qualcosa,
ma non intendo le parole, e guardo giù nel buio, ma non distingo proprio nulla. Non ti do altra risposta se non quella di fare come tu dici, poiché ad un'onesta richiesta si deve far seguito agendo, senza parlare. Noi discendemmo il ponte nel punto in cui esso poggia sull'ottavo argine, quindi mi si manifestò pienamente la intera orrenda bolgia. E vi vidi dentro una moltitudine accalcata di serpenti e di così diversa qualità e forma che quel ricordo ancora mi gela il sangue. Certo, a questo punto non si creda più che il deserto della Libia sia il più popolato di serpenti, perché se anche ci sono chelidri e iaculi e faree e cencri e anfisibena, mai tante pestilenze, né così pericolose esso mostrò, nemmeno se lo si considera insieme a tutta l'Etiopia ed al deserto arabico che sta presso il Mar Rosso. In mezzo a questa quantità crudele e malvagia di serpenti correvano e si dimenavano genti nude ed impaurite e senza speranza di trovare né un buco per nascondersi né un antidoto o qualcosa che preservasse loro dai morsi dei serpenti. Le loro mani erano legate di dietro con serpenti, e quelli ficcavano la coda ed il capo intorno alle reni e si riannodavano sul davanti in modo da stringerli inesorabilmente intorno ai fianchi. Ed ecco che ad un dannato che era dalla nostra parte s'avventò un serpente che lo morse nella collottola. Non si scrisse mai una O, né mai una I, così velocemente come quell'anima si accese e bruciando, divenne tutta di cenere e cascò. E dopo che fu così distrutta a terra, la cenere si raccolse da sola e nello stesso momento riprese la primitiva forma umana. Così per i poeti e gli scienziati si dice che la Fenice, giunta al 500° anno, muoia e poi rinasca dalle proprie ceneri. In vita non si nutre né di erba né di biada, ma solo di gocce di incenso e di ammonio, e si fa il nido dove va a morire con nardo e mirra, vivendo e morendo così, sempre fra i profumi. E quel dannato, dopo che si era ricostruito dalle polveri, era tale e quale a colui che cade improvvisamente per un attacco di epilessia. E non sa come, se per forze demoniache che lo tirano per terra violentemente, o per occlusione di vene o di qualche organo vitale che condiziona l'uomo e che cessa di funzionare. E quando poi si rialza, osserva intorno tutto smarrito per la grande paura che egli ha subito e guardando sospira. Oh potenza di Dio, quanto sei severa, tu che scarichi giù tali colpi per castigo. Poi il duca gli domandò chi fosse, per cui egli rispose: Io poco tempo fa giunsi in questa orribile gola, venendo dalla Toscana. Mi piacque una vita più bestiale che umana, così come consona per un bastardo quale io fui. Io fui in terra, vanni fuci, bestia, e la mia tana fu Pistoia. Ed io al duca: digli di non sfuggire alla missione del suo peccato e domandagli quale colpa lo ha spinto quaggiù, perché veramente mi pare di averlo già conosciuto come violento e sanguinario e non capisco perché lui sia qui fra i ladri. Allora il peccatore che sentì non finse di non aver sentito, bensì concentrò verso di me l'animo del volto e si vergognò di se stesso. Poi disse: Il fatto che tu, che sei stato un nemico, mi abbia trovato nella miseria in cui mi vedi, mi duole ancor più della morte stessa che mi ha tolto dall'altra vita. Io non posso nascondere quello che tu chiedi. Sono sprofondato quaggiù perché rubai gli arredi sacri nelle chiese e per questi furti furono accusati altri. Ma affinché tu non gioisca troppo per avermi trovato in questa miseria, se riuscirai mai ad uscire da questo inferno, ascolta che cosa succederà prima. Pistoia si spopolerà dei neri, poi Firenze rinnoverà la gente al governo e i sistemi stessi di governare, perché entreranno i neri in Firenze.
Marte, il dio della guerra, farà venire dalla Val di Magra, ovvero dalla Lunigiana, come un fulmine, Moroello Malaspina, capo dei neri, circondato da torbide nuvole, ovvero le truppe dei bianchi, e contro di queste egli scenderà in campo, e come in una violenta tempesta ci sarà battaglia sopra Campo Piceno, cioè sul territorio di Pistoia, per cui il fulmine spezzerà i nuvoli da cui è circondato. Ho fatto questa profezia affinché anche tu soffra.